Benvenuti, gentili ascoltatori, alla prima puntata di Radio Somma Libera, voluta dal Comune di Somma Lombardo. E per iniziare questa puntata non potevamo che collegarci con il nostro sindaco Stefano Bellaia. Buongiorno, sindaco. Buongiorno Michela e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Devo dire che sono un po' emozionato, mi sembra davvero di tornare indietro nel tempo, come quando da ragazzi nella cameretta si ascoltava la radio, si immaginava un mondo, e quindi, come dire, è un momento particolare quello che stiamo vivendo, però ci aiuta in qualche modo a riscoprire vecchie abitudini e anche, come dire, a trascorrere magari in maniera più lenta e proficua il tempo che abbiamo a disposizione. E quindi ci siamo detti, perché non pensare in questo momento in cui si fa fatica a vederci e incontrarci di persona a qualche strumento che invece ci consenta di essere uniti, di sentirci comunità, magari mentre stiamo facendo cose differenti. Magari uno è sul divano, l'altro sta facendo i compiti, qualcuno sta cucinando, qualcuno sta guardando fuori dalla finestra. Ecco, la cosa bella della radio è che non ti vincola come la televisione, ad essere fermo in quel momento davanti allo schermo, ma ti consente di essere idealmente connesso con tante altre persone mentre sei indaffarato a compiere i tuoi gesti quotidiani. Ecco, quindi sono davvero contento di avere a disposizione tutti insieme questo strumento che ci aiuta a essere comunità in questo, come dire, momento un po' particolare. La cosa bella di questa radio è proprio la parola comunità. Comunità e libera, aggiungo anche questa parola. Perché in questo momento è un modo per sentirci un po' più vicini. Magari anche, a me viene da dire, a chi è a casa da solo o da sola, sentire i propri concittadini raccontarsi e magari scoprirà delle cose. Perché avremo veramente in questa radio tante novità e tante sorprese. Abbiamo tantissime rubriche, perché avremo cultura e spettacolo, avremo Somma con gusto, quindi avremo le storie di Somma Lombardo, storie dal castello. E quindi vuole essere un appuntamento fisso tutte le mattine alle 10 di mattina. E poi invece alla sera faremo le coccole della buonanotte, per sentirci un po' più vicini anche alla sera. Che ne dici, Stefano? Può andare così? Ah, direi proprio di sì. Quindi mi devo organizzare magari per poter ascoltare. Ecco, quindi magari se sono in una riunione farò finta di essere in videoconferenza, magari sto ascoltando la radio insieme a tutti gli altri sommesi. A voi però non ditelo a nessuno, ecco, è un segreto che resta tra noi sommesi. No, è bella. E quella bella questa idea di sentirsi insieme. Devo dire che in questo momento particolare, in questo momento di difficoltà, ho potuto percepire molta solidarietà tra i sommesi. Ecco, molte persone che spontaneamente si offrono per dare una mano, magari anche solo al vicino di casa, chi invece in maniera più strutturata aiuta a fare volontariato. Ecco, però è bello, devo dire, che ci siano dei momenti in cui ci si ferma, ci si raccoglie. Mi piace l'idea, per esempio, di riscoprire un po' alcuni luoghi, alcuni miti, alcune storie della nostra città, perché vivendola sempre di corsa, spesso non si ha il tempo di fermarsi e pensare che viviamo in una comunità che comunque ha una storia importante, che ha tanti aneddoti da raccontare, da scoprire. Quindi questa può essere un po' l'occasione. Poi, vedendo una serie di post su Facebook, sto notando che i sommesi, un po' come tutti i cittadini italiani, in realtà stanno diventando quasi dei futuri partecipanti a MasterChef. Quindi quando sento Somma con gusto, vedo ricette pazzesche e dico, guarda, se siete fortunati che il sindaco non può venirvi a trovare, altrimenti, insomma, ecco, verrebbe voglia sera per sera di girare ogni volta una casa differente. No, mi piace davvero questa idea. Quindi vi voglio davvero ringraziare perché sono convinto che i sommesi apprezzeranno molto. Ecco, apprezzeranno molto e chissà, magari si potrà trovare il modo di renderli nelle prossime puntate anche protagonisti. Assolutamente sì, i protagonisti saranno i sommesi.
che hanno risposto molto bene e che stanno facendo girare proprio questa radio tramite uno strumento, proprio la radio, che secondo me è una bella idea perché non c'è il video, non c'è il volto, ma c'è la parola. Siccome spesso oggi siamo sempre davanti, no, o la televisione o il computer, quindi c'è l'immagine, mentre così posso gustarmi proprio le parole e ascoltarlo. Ascoltarlo alle 10 di mattina, ma non solo, perché avremo dei podcast. Quindi la trasmissione di questa mattina potete ascoltarla quando e come volete. Quindi io ringrazio la redazione che è fatta appunto da me, che sono Michela, poi c'è Andrea e Matteo. Siamo in tre come redazione e come montaggio. Ringrazio tutti i sommesi che vorranno partecipare e contribuire a far girare praticamente la cultura di Somma e le storie inedite di Somma. E qui sopra proprio vedete la mail in sovraimpressione al quale potete scriverci e verrete presto richiamati. Allora salutiamo il nostro sindaco, lo ringraziamo. Allora, un grazie a voi, grazie ai tre moschettieri, mi permetto di chiamarvi così, perché ci, come dire, guideranno, un po' come i protagonisti dei romanzi di Dumas, ecco, in questo giro per Somma, diciamo così, e poi mando un grosso abbraccio radiofonico a tutti i sommesi, in attesa poi magari fra qualche settimana di poterli abbracciare ad uno, davvero. In bocca al lupo e viva Radio Somma Libera. Sempre viva Radio Somma Libera e adesso un po' di buona musica. Life is sweet. Let it sweep you off your feet. Kiss everyone you meet. Take a train. A starry night. Oh, let your delight be your guide. Don't let your head decide. Let your heart say what's right. Let the melody and the beat remind you that life is sweet. Life's not bad, though I'll admit I do get sad. At times I feel like I've been had, but it's nothing compared with joy. Oh, don't destroy what we've built, or be swayed by fear and guilt. This world could be your toy. Gotta learn from your defeat and remember that life is sweet. Life is sweet. Life is sweet. The life is sweet. The life is sweet. Life is short. From when your ship falls into port till they can test you in court. It can be measured in weeks and days. Oh, there are so many ways to dance. This song could be your very last chance. Could decide which way the judge decision sways. Oh, so pray she lets you back out on the street so you can testify that life is sweet. Life is sweet. Life is sweet. The life is sweet. The life. Radio
Radio Somma Libera. Iniziamo la prima puntata e sono davvero molto felice di questo. Io sono Michela Prando e qui con me abbiamo l'assessora Raffaella Norcini, che è colei che ha avuto l'idea di Radio Somma Libera. Quindi, cari ascoltatori, la prima cosa che dobbiamo fare, oltre a ringraziare Raffaella, è anche quello di dire: perché ti è venuta questa idea? Cosa stavi facendo, Raffaella, e che cosa sostanzialmente vuoi fare con questa radio? Ecco, buongiorno a tutti. È molto emozionante vivere questo primo giorno di Radio Somma Libera. E ringraziamo appunto chi lo rende possibile, quindi Michela e Andrea che effettuano tutte le interviste, quindi contattano i nostri concittadini per cercare di coinvolgerli in questa impresa. Allora, come mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente perché uno dei tanti video e di tanti messaggi che sono girati in questa epoca di coronavirus era un link che rimandava, non ricordo più se era un'app o un sito, ma rimandava a un sito forse dove c'erano tutte le web radio mondiali. E quindi cliccando sul pallino luminoso nel mondo, uno riusciva a saltare dal Sud America all'India, non lo so, ovunque nel mondo, e sentiva qualcuno parlare, e l'ho trovata una cosa veramente meravigliosa. L'idea poi si è sedimentata perché è rimasta lì per alcuni giorni, e una mattina mi sono svegliata con questa cosa nella testa ed era: però caspita, anche noi insomma avremmo bisogno di qualcosa che ci aiuti a mantenere il contatto, quindi a tenere proprio insieme il tessuto sociale. E allora, pensando a quello, mi è tornato in mente quell'immagine di queste lucine, di queste voci che arrivavano. Mi sembrava che potesse essere un modo interessante, no? E poi rimane questa idea della radio degli anni 70, queste radio libere che a cui potevi telefonare, no? Io anche un po' dopo, anche negli anni 80, che telefonavi, c'era una Radio Orsago, adesso non mi ricordo, Radio Rainbow era Radio Orsago, potevi telefonare per fare le dediche, il programma di dediche, ed era una radio qua vicino e sentivi voce conosciute, è bellissimo. E allora abbiamo appunto deciso di imbarcarci, il sindaco è stato assolutamente subito entusiasta, in realtà c'erano già delle idee che giravano anche nella giunta, qualcun altro ci aveva pensato, e quindi abbiamo subito trovato coesione su questa idea e assolutamente abbiamo detto: vabbè, proviamo. Allora, diciamo che questa idea che avete avuto è un'idea che vuole creare ancora più comunità. Quindi in questo momento vogliamo essere un piccolo pallino luminoso, ho ben presente quel mondo che hai appena descritto con tutti i pallini. Molto bello questo WhatsApp, no, che girava, perché veramente potevi passare dall'Italia a Hong Kong, a Sydney, no, all'America Latina a un millesimo di secondo, no, e ascoltarti tutte le lingue diverse. Quindi questa idea che anche Somma abbia la sua lucina con questa radio che ha l'intento principale, che è quello di tenerci vicini in questo momento, perché siamo forse in questo momento un po' più fragili, ma lo siamo tutti, siamo una comunità che è fragile, allora non bisogna più pensare forse all'io, ma a noi. E quindi sì, questo in genere onestamente in tutte le attività che abbiamo fatto in quest'anno, in questi anni, erano un po' a volte proprio a cercare di ricostruire la struttura, il tessuto di una comunità, no? Quindi attorno a un teatro, attorno a un concerto, attorno a un'attività proposta, e rispetto a questo, in questo momento se ne sente particolarmente la mancanza, questo senz'altro. E quindi questa costellazione di puntini, diventare uno dei puntini di questa costellazione che sembrava in qualche modo fare rete in tutto il mondo, era senz'altro interessante, poi appunto un modo per raggiungere tutti. Poi c'è anche da dire che questa idea dell'audio che arriva e che quindi uno si mette le cuffiette o accende la radio, la web radio, e quindi la sente intanto che in casa fa qualcos'altro, priva quindi dell'immagine che a volte
è persino eccessiva in questo periodo dove siamo continuamente connessi e continuamente veramente attaccati a un monitor, o perché si studia, i ragazzi fanno scuola attraverso un monitor e il monitor ci veicola qualsiasi tipo, le interviste in televisione, qualsiasi tipo di informazione, e quindi invece spegnere i monitor e accendere solo la parte audio, secondo me, è un modo anche per restare connessi un po' con l'anima, non so come dire. La voce arriva in modo differente dall'immagine, che a volte è significativa, ma a volte è anche fonte più di distrazione. Quindi si fa più caso all'immagine, al colore, al flash, che al senso profondo di quello che viene detto. Esatto, direi che è molto, molto bella questa riflessione che fai, Raffaella. E quindi cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori? Quali saranno un po' le rubriche che ci saranno? No? Perché una di queste parto sarà somma con gusto. Sì, avremo insomma con gusto, avremo la parte culturale, avremo la parte sportiva, avremo veramente tante cose. Abbiamo cercato di costruire, stiamo cercando di costruire un palinsesto, anzi chiediamo anche la vostra collaborazione in realtà per costruire un palinsesto che sia il più possibile, che possa il più possibile abbracciare tutta la città in termini di interessi, in termini di attività culturale, di cultura enogastronomica, di cultura artistica, di cultura teatrale. E quindi noi siamo partiti coinvolgendo un po' tutta una serie di realtà che sono molto famose, insomma, siamo andati anche un po' oltre e andremo anche un po' oltre con personalità che insomma hanno lavorato in ambito artistico, teatrale, che quindi un po' si alterneranno ai nostri microfoni, e chiediamo anche il vostro aiuto, perché chiaramente se sollecitati avremo assolutamente modo di rispondere al meglio alle esigenze della città. Esatto, quindi se in queste giornate, nelle prossime giornate, sentirete uno squillo di telefono con un numero che non conoscete, rispondete perché potrebbe essere Radio Somma Libera. E per questo, se qualcuno è interessato, sotto qui potete trovare la mail, quindi potete scriverci e darci la vostra idea, perché tutto è un work in progress. Quindi io, Raffaella, ti ringrazio, ringrazio l'assessore di questa bella idea e della partenza di questa radio, e adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica. Ciao Raffaella, grazie per Perfetto, ciao la giornata. Michela, grazie a te, ciao, ciao, ciao. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lawn. Hey, that's me, and I want you. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide neath your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, I'm no hero, that's understood.
All the redemption I could offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your hair. Well, the night's busted open, these two lanes will take us anywhere. We've got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheel. Climbing back, heaven's waiting down on track. And it's, oh, oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh, 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 Thunder Road, oh, Thunder Road. It's light out there like a killer in the sun. Hey, I know it's late, if you run. Oh, Thunder Road, sit tight, take hold, Thunder Road. Now I got this guitar and I learned how to make it talk. In my car's out back, you ready to take the long from your front porch to my front seat. The door's open but the ride ain't free. And I know you're lonely, there's words that I ain't spoken. But tonight we'll be free, all the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road, these skeleton frames of burned out chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at the feet. And in the lonely cool before dawn, from your room you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone. It's a town full of losers and I'm pulling out of here to win. Oh, 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 oh. Di mattina tutti i quotidiani, anche quelli locali, hanno molte pagine dedicate allo sport e in tanti vanno a leggere i risultati sportivi e le imprese della propria squadra del cuore, dei campioni della propria città. Così abbiamo deciso tutti i lunedì mattina di fare un viaggio per conoscere le realtà sportive di Somma e per stare vicini al mondo dello sport, anche questo colpito duramente in questo momento storico. E partiamo oggi dalle antiche discipline delle arti marziali. Oggi siamo in compagnia di Antonio Petrelli, fondatore della SD Kentyukai. Buongiorno Antonio, ci racconti della vostra scuola di arti marziali, quando è stata fondata, quanti allievi avete, qual è la vostra mission? La SD Kentyukai è stata fondata nel 1978. Per 38 anni io sono stato presidente e maestro. Dal 2016 presidente Tomasini Giulio e io, Petrelli Antonio, sono invece il direttore tecnico. In media abbiamo 450 iscritti all'anno e 80 cinture nere e circa 80 medaglie che ci siamo
diciamo, onorati di avere con i nostri atleti a livello nazionale e internazionale. I principi del judo e del karate anche sono il miglior impiego dell'energia. Cosa vuol dire? Noi fin da piccoli, anche all'inizio da cintura bianca, iniziamo subito a cercare di utilizzare al meglio le proprie risorse. Per cui anche una persona che non è particolarmente dotata riesce a sviluppare al meglio le capacità che possiede. E questo nel judo si chiama Seryoku Zenyo, migliore impiego dell'energia. Oltre a questo abbiamo anche il Jita Kyoei, che sarebbe migliorarsi per migliorare gli altri. Cioè ogni azione che si fa non è fine al miglioramento personale e stop, ma migliorarsi per poter migliorare gli altri. E quando poi dopo nel tempo cresceremo la nostra educazione fisica, morale, diventeremo degli ottimi cittadini. Oltre a judo e karate, nella nostra associazione si può praticare ginnastica per tutti e cultura fisica, intesa come corsi di ginnastica per ginnastica dolce, corsi per tonificarsi, pilates e yoga. Wow, grazie Antonio, davvero impressionante. C'è un'età per cominciare a praticare le arti marziali? L'età per iniziare a far judo, noi abbiamo dei corsi con bambini dai 4 anni. E il mio atleta più anziano ha 71 anni. Per il karate invece l'inizio è un pochettino spostato in avanti, ai 6 anni, 7 anni, e anche qui si può andare avanti fino a tarda età. L'importante è che i maestri che si scelgono per praticare questa disciplina devono essere specializzati e qualificati. Mentre le altre attività noi abbiamo associati fino a 85-86 anni che praticano la ginnastica per tutti, nella fattispecie ginnastica dolce o il pilates, oppure altre attività adeguate alla loro età. Perché un bambino dovrebbe scegliere di fare judo o le arti marziali? Come maestro di judo posso rispondere per quanto riguarda perché un bambino dovrebbe far judo. Dovrebbe far judo perché primo ci sono delle regole certe che bisogna rispettare, per cui c'è il Reino Kokoro, che è lo spirito del rispetto. Due, perché è uno degli sport più completi che esistono al mondo, per cui è uno sport situazionale. Cosa vuol dire? Che bisogna sempre adattarsi, perché non c'è mai un'azione completamente uguale all'altra. Due, perché rompe completamente l'egocentrismo naturale del bambino, perché judo è l'unico sport che non si può fare da soli, nel senso che per poter praticare judo bisogna avere la collaborazione dell'altro. Perciò devo abituarmi a relazionarmi sempre e comunque con un'altra persona. Lei mi potrà dire che neanche i giochi di squadra si possono fare da soli. È vero, però se io metto un bambino a giocare e magari questo bambino non è molto capace e magari quelli i compagni di squadra non gli passano la palla, lo isolano, cioè, in questo modo c'è senz'altro un motivo di relazionarsi con gli altri, però in modo negativo. Mentre col judo non si può assolutamente prescindere dal fatto della collaborazione con l'altro. Oltre a questa forte passione, questo amore per il judo, lei Antonio è appassionato anche di altri sport? Sì, la mia formazione di insegnante di educazione fisica per 40 anni mi ha permesso di praticare quasi
tutti gli sport di squadra, è atletica leggera e ginnastica in generale. Per cui a me, oltre allo judo, piacciono tutti gli sport. Io consiglio sempre lo sport che deve essere adeguato alla personalità, al fisico, alle capacità del ragazzo. Chiaramente dopo il mio primo amore, che è il judo, io ho praticato atletica, per cui metterei l'atletica e la pallavolo e il calcio anche, cioè i giochi di squadra mi piacciono molto, e anche gli sport individuali, soprattutto atletica. Questa risposta che mi ha dato, così completa, mi fa pensare e mi viene da chiederle se le arti marziali possano essere, se il judo può essere una base anche per praticare altri sport. Sì, possono essere un'ottima base per tutte le discipline sportive. Infatti ti faccio un esempio. L'anno scorso la squadra di calcio di Serie A Lugano in Svizzera ci ha chiamato perché loro fanno ai loro piccoli atleti più discipline prima di fare la specializzazione, che è il calcio, e tra queste discipline c'è judo. Questo anche nell'Ajax, che forse come squadra di calcio è quella che crea più atleti professionisti e campioni nel mondo del calcio internazionale. Judo è senz'altro una disciplina che può essere complementare, appunto perché è molto completa, complementare a qualsiasi tipo di sport, in particolare ai giochi di squadra. Può aiutarci il judo in questo particolare momento che stiamo vivendo per gestire stress, ansia? Judo, yu vuol dire cedevolezza, do via per arrivare alla cedevolezza. Il judo è adattabilità e cedevolezza, per cui di sicuro in ogni situazione uno che ha praticato per molti anni judo avrà sempre il modo per trovare l'adattabilità alla situazione, perché è proprio implicita nell'attività judoistica. Come fanno i vostri allievi in questi giorni? Riescono ad allenarsi da casa? Siete in contatto con loro? Certo, noi subito dai primi giorni abbiamo dato delle indicazioni, prima verbali, poi dopo abbiamo ideato dei video che tra l'altro ci sono stati richiesti dall'assessore allo sport Piantanida e sono stati pubblicati anche sul sito del comune, dove abbiamo permesso a tutti di potersi allenare, dal principiante alle persone non più in giovane età fino agli atleti di livello nazionale e internazionale che noi alleniamo. Cosa ne pensa dei film dedicati alle arti marziali? Ce n'è uno in particolare o ci sono dei film che ci vuole consigliare per appassionarci a questa antica disciplina? I film che assolutamente si devono vedere I sette samurai di Akira Kurosawa, che però è del 54 in bianco e nero giapponese e che è un po' la madre di tutti i film. Poi dopo non possiamo dimenticare Bruce Lee negli anni 80, Van Damme, Chucky Norris, penso che si pronunci così. Sono tutti degli ottimi attori, soprattutto Bruce Lee ha iniziato, diciamo, a far riempire le palestre negli anni 70-80. Antonio, io la ringrazio tantissimo per questa entusiasmante intervista che ci ha permesso di conoscere, di entrare dentro nel mondo del judo, delle arti marziali. Spero che tutti i suoi allievi in questo momento ci stiano ascoltando e le chiedo di chiudere con un saluto e un messaggio a tutti loro. Io la ringrazio ancora e verrò presto a trovarla nella sua palestra. Ciao ragazzi, statemi tutti bene, cercate di allenarvi come state facendo con serietà e facciamo un Ippon
al virus, facciamo un ippon a questo nemico invisibile che ci sta minacciando. E come farlo? Stando a casa, allenandosi, non uscendo, proteggendo noi e i nostri cari. Ciao, vi voglio bene a tutti, il vostro maestro. To look down a westbound road, right away I made my choice. Headed out to my big two-wheeler, I was tired of my own voice. Took a bit on northern plains and just rode that power on. 12 hours back in our city, stopped at the bar to have a brew. Met a girl and had a few drinks, and I told her what I decided to do. She looked out the window a long moment, then she looked into my eyes. She didn't have to say a thing. I know she was thinking, roll me away, won't you roll me away tonight? I took lost, I feel double crossed, and I'm sick of what's wrong and what's right. We never even said a word. Just walked out and got on that bike, and we rode. And we rode clean out of sight. Rolled across the high plains, deep into the mountains. Felt so good to be finally feeling free. Somewhere along the high road, the air began to turn cold. She said she missed her home. Sit alone on a mountain top, staring out at the great divide. I can go east, I can go west, it was all up to me to decide. Just then I saw your heart flying and my soul began to rise. Pretty soon my heart was singing, sunset faded, I spoke to the faintest first I light. Said next time, next time we'll get it right. Roll me away, roll. Oggi lunedì 6 aprile
Inizia una trasmissione di Radio Somma Libera e io, Marcello Mastroianni, voglio fare in bocca al lupo a questa nuova radio, nata da un'idea di Raffaella Norcini. E poi voglio fare un saluto agli speaker Michela Prando e Andrea Parodi e al Cobra Matteo Tovaglieri in regia. Radio Somma Libera abbatterà i muri delle case e ci sentiremo ancora tutti insieme. Ma io preferisco stare per conto mio comunque. Ma voglio fare comunque un caro saluto a tutti dal vostro Marcello Mastroianni, ovviamente. Ciao, ciao a tutti. Radio Somma Libera batterà i muri delle case e ci sentiremo ancora tutti insieme. Un caro saluto da Piero Pelù. E questi saluti, questo in bocca al lupo speciale ci arriva da un grandissimo cantautore, imitatore, showman, attore livornese, perché recita in diversi episodi della serie I delitti del Barlume, recita in molti film di Paolo Virzì, che gli ha dedicato interamente anche un film intitolato L'uomo che aveva picchiato la testa, e lui è il grandissimo Bobo Rondelli, che speriamo di avere presto, anzi avremo sicuramente presto qui con noi ospite anche per farci ascoltare qualche sua meravigliosa canzone. Oh, mo va bene, se no vuoi pure sordi, che vuoi? Mo basta, che c'ho da far firmetto mio che sto dietro. Ti saluto. Oh, se poi mi chiami sempre per favore, te rispondo più, manca a te. Ciao, ciao Andrea, ciao. Ciao Bobo, grazie ancora. Radio Somma Libera ritorna questa sera alle ore 21 con le coccole della buonanotte, con fiabe e racconti anche per i più piccini, ma non solo, e ritorna domani come tutti i giorni alle ore 11. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Se volete scriverci per darci qualche suggerimento, per partecipare alle trasmissioni, per collaborare con la radio, scrivete a radiosommalibera@gmail.com. Buona giornata a tutti. Radio Somma.